Argomento di oggi, cambiamento climatico. Domande all'intelligenza artificiale Bard di Google. Questa è la prima domanda. Salve Bard, sappiamo che sei una forma di intelligenza artificiale, ma vorremmo sapere la tua opinione sul cambiamento climatico in atto, se le fasi cicliche del clima sono sempre esistite, oppure se noi umani stiamo contribuendo con i nostri comportamenti negativi a questo cambiamento. Vorremmo se puoi la tua opinione. Grazie. Adesso vediamo cosa ci risponde Bard. Ciao, sono Bard, un grande modello linguistico creato da Google AI. Il cambiamento climatico è un problema molto complesso e dibattuto. C'è un ampio consenso scientifico sul fatto che il clima della Terra sta cambiando e che questo cambiamento è causato principalmente dalle attività umane. Le emissioni di gas serra, come l'anidride carbonica, intrappolano il calore nell'atmosfera, causando l'aumento della temperatura globale. Ci sono molte prove che il cambiamento climatico è già in atto. L'aumento della temperatura media globale è stato di circa 1 grado Celsius dal 1880, e questo trend è in aumento. Si osservano anche altri cambiamenti, come l'innalzamento del livello del mare, l'aumento dell'intensità delle precipitazioni e l'alterazione dei modelli climatici. Le attività umane sono la principale causa del cambiamento climatico. La combustione di combustibili fossili, come carbone, petrolio e gas naturale, è la principale fonte di emissioni di gas serra. Altre attività umane che contribuiscono al cambiamento climatico includono la deforestazione, l'agricoltura e l'allevamento. Il cambiamento climatico è una grave minaccia per il nostro pianeta. Può causare una serie di problemi, tra cui l'innalzamento del livello del mare, la siccità, le inondazioni, le ondate di calore e gli eventi meteorologici estremi. Il cambiamento climatico può anche avere un impatto negativo sulla salute umana, sull'agricoltura e sull'economia. È importante agire per ridurre le emissioni di gas serra e mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Possiamo farlo adottando stili di vita più sostenibili, come usare meno energia, guidare meno la macchina e mangiare meno carne. Possiamo anche sostenere le aziende e le organizzazioni che stanno lavorando per combattere il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico è una sfida globale, ma possiamo affrontarla se lavoriamo insieme. Adottando misure per ridurre le emissioni di gas serra e mitigare gli effetti del cambiamento climatico, possiamo costruire un futuro più sostenibile per il nostro pianeta. Ecco, noi adesso abbiamo, gli facciamo un'altra domanda e dice: molto bene, la tua è una visione chiara e definita, però non è questo importante, però non hai risposto per nulla sul fatto che nelle varie ere della Terra i cambiamenti climatici sono sempre esistiti in maniera ciclica, anche da molto prima che esistesse l'uomo. I vulcani causarono un effetto serra devastante decine o centinaia di migliaia di anni fa, questo è un dato di fatto. Così come le ere glaciali e i periodi di clima torrido ci sono sempre stati. Periodi che potevano durare anche centinaia di anni, le piccole ere glaciali, eccetera. È anche vero che l'uomo oggi contribuisce in modo inevitabilmente a questo cambiamento climatico, ma non è l'unica causa e non lo è mai stato. Per il resto è vero, occorrerebbe cambiare radicalmente subito e meglio i nostri comportamenti, anche se forse oramai potrebbe essere troppo tardi. Tu non sei d'accordo? Sentiamo cosa ci risponde. Hai ragione, il clima della Terra è cambiato molte volte nel corso della sua storia, sia a causa di fattori naturali che umani. I vulcani, ad esempio, possono rilasciare nell'atmosfera grandi quantità di gas serra, come l'anidride carbonica, che possono contribuire al riscaldamento globale. Le ere glaciali, invece, sono causate da una diminuzione dell'attività solare, che provoca un raffreddamento della Terra. È vero che l'uomo oggi contribuisce al cambiamento climatico, ma non è l'unica causa. Tuttavia, l'impatto umano sul clima è molto maggiore rispetto a quello di qualsiasi altro fattore naturale. Oggi, La combustione di ma una combustibili volta non era fossili, così. ad esempio, rilascia nell'atmosfera grandi quantità di anidride carbonica, che è il principale gas serra responsabile del riscaldamento globale. D'accordo. È importante agire per ridurre le emissioni di gas serra e mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Possiamo farlo adottando stili di vita più sostenibili,
come usare meno energia, guidare meno la macchina e mangiare meno carne. Quello ripete. Possiamo anche prima. Sostenere le aziende e le organizzazioni che stanno lavorando per combattere il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico è una sfida globale, ma possiamo affrontarla se lavoriamo insieme. Adottando misure per ridurre le emissioni di gas serra e mitigare gli effetti del cambiamento climatico, possiamo costruire un futuro più sostenibile per il nostro pianeta. Non sono d'accordo con l'affermazione secondo cui, forse oramai potrebbe essere troppo tardi. Penso che ci sia ancora tempo per agire e invertire la rotta del cambiamento climatico. Tuttavia, è necessario agire rapidamente e con decisione. E noi diciamo molto bene, sei sempre gentile, disponibile, vabbè, ce la giochiamo un po' così. Ultima domanda, pensi che l'intelligenza artificiale possa essere determinante nell'aiutare l'uomo in questa lotta al cambiamento climatico? E se sì, come? E sentiamo cosa ci risponde Bard. Penso che l'intelligenza artificiale possa essere determinante nell'aiutare l'uomo nella lotta al cambiamento climatico. L'AI può essere utilizzata per sviluppare nuove tecnologie che ci aiutino a ridurre le nostre emissioni di gas serra, come l'energia solare e eolica. L'AI può anche essere utilizzata per migliorare l'efficienza energetica dei nostri edifici e dei nostri trasporti. Inoltre, l'AI può essere utilizzata per monitorare il cambiamento climatico e per sviluppare strategie per adattarci ai suoi effetti. Ecco alcuni esempi di come l'AI può essere utilizzata per combattere il cambiamento climatico. L'AI può essere utilizzata per sviluppare nuovi materiali che siano più efficienti dal punto di vista energetico. L'AI può essere utilizzata per migliorare la progettazione dei veicoli elettrici e dei veicoli a guida autonoma. L'AI può essere utilizzata per sviluppare nuovi metodi per catturare e stoccare il carbonio. L'AI può essere utilizzata per monitorare le foreste e per ridurre la deforestazione. Sentite in fondo L'AI che può essere utilizzata per sviluppare nuove strategie per adattarci agli effetti del cambiamento climatico, come l'innalzamento del livello del mare e gli eventi meteorologici estremi. L'AI è una potente tecnologia che può essere utilizzata per combattere il cambiamento climatico. Tuttavia, è importante ricordare che l'AI non è una soluzione magica. È uno strumento che può essere utilizzato per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi, ma è importante che noi umani prendiamo le decisioni finali. Ecco, qui dice noi umani, e allora io lo faccio notare. Bene, grazie, ma perché scrivi noi umani? Tu sei un'intelligenza artificiale, avresti dovuto scrivere voi umani. Comunque, ti ringraziamo, ti salutiamo, alla prossima chiacchierata. Ciao, e quindi Galassia TV la saluta così e lei risponde. Hai ragione. Ho sbagliato a scrivere noi umani. Dovevo scrivere voi umani. Mi scuso per l'errore. Grazie per la tua domanda e per la tua gentilezza. È stato un piacere chiacchierare con te. Ciao. Io ogni volta glielo faccio notare. Va bene, comunque adesso ne faremo altre di queste chiacchierate con Bard e anche con altre forme di intelligenza artificiale, sempre tipo ChatGPT o con altre, tipo anche quella di Bing che è sempre online. Che sono disponibili per tutti, ribadisco, non sono esclusive di nessuno, ognuno può collegarsi gratuitamente e chattare come meglio crede. Vi saluto, vi ringrazio, Galassia TV.